Domenica 6 giugno si svolgerà alle ore 10:30 nel borgo abbandonato di Roscigno Vecchia il convegno sul tema Turismo cinofilo nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'evento è organizzato dal Team Montepruno, associazione che ha l'obiettivo di promuovere la cultura cinofila segugistica in collaborazione con la Società Italiana Pro Segugio Zacchetti, l'Ente Nazionale Cinofila Italiana e con il patrocinio dei comuni di Roscigno, Piaggine, Valle dell'Angelo e Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Purtroppo nelle nostre zone diciamo che non è ancora conosciutissima come attività, però qualcosina si è già fatto e noi abbiamo colto la palla al balzo trovando la disponibilità a parte degli esponenti del mondo cinofilo di organizzare qualche manifestazione a livello nazionale proprio nei nostri territori, coinvolgendo diversi comuni, il comune di Piaggine, dove ovviamente ringrazio il sindaco dottor Guglielmo Vairo, il comune di Val dell'Angelo nella persona del sindaco il dottor Salvatore Iannuzzi, ovviamente il comune di Roscigno. Gli eventi diciamo che sono in progetto e che sono stati già confermati da parte degli enti cinofili nazionali si svolgeranno in 3 giorni a settembre. L'evento sarà l'occasione per mettere al centro dell'attenzione l'amore per i cani, ma soprattutto per riflettere sull'importanza di un settore, quello della cinofilia, che rappresenta una fascia di mercato redditizia se si riescono a cogliere le opportunità che offre. Supportiamo con tutti gli effetti perché anche la mia tenuta di oggi dimostra che siamo impegnati in prima linea perché la manifestazione abbia il successo che merita. I ragazzi che hanno portato avanti questa iniziativa sono ragazzi determinati, sono ragazzi che credono e questo è quello che serve al nostro territorio. Credere in un'iniziativa di questo credo che può fare la differenza, può essere un momento d'incontro per rilanciare e proporre iniziative che possono effettivamente portare turismo e soprattutto creare anche quel minimo di economia che serve al territorio. L'evento è sostenuto dalla banca di credito cooperativo Montepruno, sempre attenta al supporto delle iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo del territorio, ed è patrocinato dal comune di Roscigno. Innanzitutto a me corre l'obbligo di ringraziare l'associazione Montepruno, di questi ragazzi che con tanta volontà, con tanta capacità sono riusciti a mettere su un'attività, perché così la dobbiamo definire, importantissima, che va dall'imprenditoria, perché io la voglio considerare anche una sorta di azienda, e soprattutto che riguarda l'aspetto turistico. Quindi a noi va veramente il merito solo quello di promuovere e di stare vicino come banca a questa associazione. Io credo che facciamo sempre poco. Oltretutto sono ragazzi, oltretutto coltivano una passione, ma una passione che sta diventando veramente trasferibile anche alle nostre comunità e quindi al nostro territorio per far sì che vengano conosciuti. Però ecco, ognuno di noi dovrebbe e credo dovrebbe fare di più e insieme a loro tenteremo anche di tracciare delle linee guida per fare qualche iniziativa un poco più importante.